Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi 20 ottobre noi ricordiamo Sant'Irene dal Portogallo. Ascoltiamo. La storia e le vicende di questa santa sono legate a tradizioni e leggende. Probabilmente essa nacque a Nabancia, oggi Tomar, in Portogallo, intorno all'anno 630, in una famiglia piuttosto abbiente. Venne mandata dai suoi genitori in un monastero di vergini consacrate a Dio, uscendo solo per frequentare la messa o recarsi a pregare in un santuario non molto lontano. Un giovane nobile, di nome Britaldo, se ne innamorò perdutamente e un giorno le presentò esplicitamente la sua proposta di corteggiamento, ma Irene chiarì che non avrebbe mai potuto sposarlo in quanto desiderava consacrarsi a Dio come suora. Il ragazzo purtroppo non la prese bene e cadde in una profonda depressione. Irene, mossa a compassione, decise allora di recarsi presso la sua abitazione per consolarlo e accudirlo, riuscendo così a farlo uscire dallo stato di depressione nel quale era entrato. Purtroppo, però, un monaco indegno di nome Remigio, precettore e confessore di Santa Irene, turbato dalla sua bellezza, si invaghì di lei e le confidò i suoi sentimenti di passione. A rifiuto di Irene, il monaco perse la testa, decidendo di vendicarsi. Dopo aver sparso in giro la calunnia che Santa Irene era rimasta incinta, le fece bere una bevanda composta da sostanze tossiche, i cui effetti la fecero proprio sembrare incinta. A causa di questa condizione, Santa Irene fu cacciata dal convento. La notizia inoltre si sparse per tutta la città e giunse anche alle orecchie del giovane Britaldo, che, rimasto profondamente turbato, assunse un soldato mercenario per ucciderla. Un giorno, mentre Santa Irene stava tornando a casa da una visita a un anziano malato, l'assassino si avvicinò, travestito da viandante, e la uccise. Il corpo di Santa Irene fu quindi gettato nel fiume Nabao e recuperato da uno zio della fanciulla, avvertito in sogno di dove fosse. La vicenda di Santa Irene commosse tutta la popolazione e il suo culto divenne molto popolare. La testimonianza di questa sorella è veramente triste e ci dimostra di quanto male si possa fare quando noi non abbiamo il controllo sui nostri desideri, sulle nostre passioni. Lei è una giovane donna, è già decisa a intraprendere la vita di consacrata, riceve le attenzioni di un giovane che però lei rifiuta, appunto perché aveva in mente altro per la sua vita. Questo giovane cade in una profonda sofferenza e depressione, tant'è che lei sarà al suo fianco per poterlo riuscire a consolare e a fargli avere una nuova speranza nella sua vita. Ed è già qui la prima testimonianza di quando un rifiuto ci distrugge la vita. Perché dobbiamo permettere questo? Vuol dire che non abbiamo la maturità sufficiente di mettere le nostre ambizioni, anche le nostre passioni, al giusto posto. Questa sorella continua nella sua vita, però un suo precettore, si invaghisce ancora di lei. Lei rifiuta nuovamente, ma la reazione di quest'ultimo sarà ancora più perfida. Riuscirà tramite un farmaco a procurarle una gravidanza isterica. Ciò dà scandalo nel convento perché si pensa che lei fosse rimasta incinta, quindi fu cacciata dal convento. Il giovane che già aveva cercato di conquistarla, vedendola incinta, dalla gelosia e dall'invidia si sente preso in giro ed ingaggia una persona per farla uccidere. Così lei muore, innocente, completamente innocente. Che guai noi riusciamo a fare quando non sappiamo rispettare l'inviolabilità dell'altra persona. E il fatto di voler mettere le grinfie su un essere umano è sempre qualcosa che uccide prima di tutto noi stessi e ha delle conseguenze veramente gravi. Quindi per tutte quelle storie in cui bisognerebbe fare 10 passi indietro rispetto all'altra persona e anche relativizzare tutti i nostri desideri e passioni, ecco, noi oggi vogliamo fermarci un attimo e purificare la nostra vita da tutto questo, e per farlo ci affidiamo all'intercessione di questa nostra sorella. Sant'Irene, prega per noi.